Dani, come state dopo questa partita? Sicuramente triste, c'è tanta amarezza sicuramente, perché volevamo giocare questa finale. Purtroppo non è stato possibile, dobbiamo fare il complimento a Siviglia che è stato più concreto sotto la nostra porta, però i ragazzi hanno provato fino alla fine e questo non è scontato. Che cosa è mancato secondo te? Cosa potevate fare di diverso? Chiaro che è facile, puoi parlare dopo. Sì, sicuramente. Adesso difficile da dire, dobbiamo adesso mettere i pensieri nel posto giusto e poi guardare che cosa potevamo fare meglio. Però sicuramente sono i dettagli, no? Sono i momenti dove forse l'altra squadra c'è un po' più di controllo sulla partita, stare un po' più cattivi, più concentrati, poi difficile da dire. Come ho detto, i ragazzi hanno provato, abbiamo provato fino alla fine, forse non lo so se è della maniera giusta o sbagliata, però abbiamo provato e quello che ci chiede la storia della Juventus purtroppo non c'è stato possibile. C'è anche l'amarezza di non poter vincere un trofeo in un anno così particolare, poteva dare un sapore diverso a questa stagione. Sì, sicuramente, però come ho detto non è scontato che abbiamo avuto la testa giusta di mantenere il focus sul campo, perché non era neanche facile di fare quello. Però come ho detto ha tanta delusione, tristezza, perché volevamo tanto questa finale. Come si riparte adesso? Io come ho sempre detto nella mia vita ho sempre scelto di alzarmi al mattino e provare ancora, è solo così che si deve fare, no? Poi possiamo rimanere a letto e piangere, però questo non fa parte della mia vita, neanche della Juventus sicuramente. E quello ho imparato fin dal primo giorno, che la Juventus rinasce sempre, quindi è quello che dobbiamo fare da domani in poi. Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, prima di partire, come al solito lo sapete, iscrizione è assolutamente importante, campanella attiva per sostenere il canale e per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi contenuti, vengono fatte nuove live, e iscrizione al gruppo WhatsApp tra i miei iscritti, le info le trovate tutte in descrizione. Day after, quella che è stata la debacle europea, l'ennesima debacle europea, diciamo un po' a mente fredda, perché a mente calda, diciamo così, anzi a cuore caldo più che mente, c'è tanta amarezza, ovviamente le cose si vedono molto più nere di quelle che sono già abbastanza scure, diciamo così, però insomma a mente fredda bisognerebbe fare delle considerazioni. Secondo anno consecutivo con zero titoli, inevitabilmente, caro Allegri, questo comporta fare delle considerazioni in merito. Primo anno ci può stare, una sorta di ambientamento, chiamiamolo così. Secondo anno comincia a diventare molto molto pesante, al di là del fatto che, come ho detto e che come comunque va riconosciuto, ci sono delle attenuanti quest'anno dovuto a... l'ho chiamato un anno folcloristico, insomma, però sta di fatto che effettivamente qualcosa, insomma, c'è qualche attenuante ce l'ha. Però ciò non toglie che eravamo arrivati a questo punto della stagione, 3 giornate, diciamo, di campionato dalla fine, 3, 4, se non so quante siano, a giocarci una semifinale di Europa League e circa 2 o 3 settimane fa anche una semifinale di Coppa Italia. Ora, erano sicuramente 2 obiettivi alla nostra portata, anzi forse anche di più l'Europa League rispetto alla Coppa Italia, non che l'Inter fosse chissà quale squadrone da affrontare e battere, però è l'approccio quello che secondo me è completamente sbagliato, l'approccio alla gara. Cioè non si può pensare di stare tutti nella nostra metà campo e sperare in quella che può essere una ripartenza, quello che può essere una giocata, quello che può essere magari un colpo di genio di Maria di turno, anche se insomma poi lo affronteremo il discorso di Maria, l'ho già accennato ieri. Quindi non si può, penso, sperare in qualcosa del genere continuamente, perché può andare bene una volta, 2, 3, ma una stagione è lunga, sono 50 partite tra campionato e coppe, penso, insomma, una cinquantina più o meno. Quindi alla fine dei conti io ho visto la partita
la semifinale di ritorno contro l'Inter, tra l'altro l'ho vista direttamente al Meazza perché sono stato direttamente allo stadio, quindi avevo una visione un po' a campo aperto, molto a campo aperto diciamo così, e mi dava l'idea di una squadra praticamente arresa che entra in campo appunto con la speranza che magari qualcosa può accadere. Invece la Juve non deve essere così, non può essere così, la storia ce lo insegna che non è così la Juve. La Juve è quella che deve fare la partita, è quella che se non altro in 90 minuti almeno un tempo domina o perlomeno insomma cerca quantomeno di fare qualcosa. Ieri col Siviglia e con l'Inter, insomma più o meno la stessa partita è stata come approccio di gara, abbiamo avuto questa impressione, praticamente il Siviglia attaccava a testa bassa, se non fosse stato per Tech sicuramente l'avrebbero loro chiusa nei 90 minuti, perché insomma ha fatto un paio di interventi, insomma uno miracoloso, però cioè non si può pensare sempre di che arrivi un aiuto, una manna dal cielo, qua bisogna veramente tirarsi fuori con le nostre forse, perché quando non ci arriviamo noi c'è l'arbitro di mezzo che ci mette il bastone fra le ruote, però il componente noi è un componente importante. Ieri i singoli hanno deluso, ho già ribadito ieri, persone, calciatori, professionisti come Di Maria, che è praticamente un mese che sta vivacchiando tra campionato e coppe varie, cioè non è più quello, ogni tanto magari fa la giocatina, però insomma cioè non mi serve così, a me serve che comunque porti sulla squadra, si metta addosso la squadra, un po' quello che si chiedeva a Dybala a volte nei primi anni lo faceva, negli ultimi anni non tanto, però insomma c'è bisogno veramente che faccia la differenza, perché è lui che ha i titoli, è lui che ha l'esperienza, è lui che può farlo. Ieri praticamente ha sbagliato tutto ha sbagliato, tra passaggi, appoggi, coperture, cioè si è fatto buggerare almeno due o tre volte da dietro, con l'uomo che arrivava da dietro non se ne è accorto neanche, al di là che non so se gliel'hanno chiamato o meno, che generalmente si chiama l'uomo, però non lo so, al di là del gol che ha sbagliato, che l'avrei fatto anche io con tutta la mia inesperienza e il fatto che il calcio sono cioè, giochicchio, non tanto ovviamente, neanche paragonabile minimamente in un millesimo del talento che ha Di Maria, cioè quel gol si fa. Quindi ha deluso per l'ennesima volta. Chiesa deluso, però Chiesa onestamente parlando viene da un anno praticamente di infortunio, come ha anche detto lui in passato recente, non Chiesa ma Allegri, generalmente ci vuole un altro anno per riprendersi, e in effetti questo Chiesa non è il Chiesa che ci ricordavamo pre-infortunio, però qualcosina timidamente sta facendo, però ancora non è al 100%, perché a campo aperto l'uno contro uno passava quasi 9 volte su 10, adesso fa molta, insomma c'è molta difficoltà il giocatore, perde dei palloni che non avrebbe mai perso, perché ieri quel gol del pareggio di Suso è colpa sua praticamente, lì davanti l'area, cioè non puoi gingischiare, o lo appoggia qualcuno di sicuro o al limite spazza, niente di più, invece alla fine ha tenuto palla, l'abbiamo persa, questi qua erano già lì, insomma ha tirato una sassata, una minella, come dicevano, e dire gol, bucato Tech, durato 7 minuti, non 7-8 minuti il nostro vantaggio, eravamo anche riusciti a passare in vantaggio andando con Vlahovic a fare un ottimo scambio e ha sfruttato quello che avremmo dovuto fare, praticamente sfruttare i buchi difensivi, perché questi praticamente dalla cintola in giù erano veramente zero, bastava mettere un attimino in difficoltà, l'abbiamo visto spesso e volentieri i loro centrali che non erano veramente all'altezza, e il gol di Vlahovic lo dimostra, i due centrali praticamente hanno cincischiato su una palla che era quasi loro sostanzialmente, Vlahovic bravissimo che ci ha creduto e alla fine siamo riusciti a segnare. Purtroppo non abbiamo la furbizia di andare a praticamente martellare su quelli che sono i talloni di Achille dei nostri avversari.
Quadrado, un altro che ha deluso veramente tanto. Purtroppo Quadrado è un giocatore ormai un po' spremuto, un giocatore che ha già dato quello che doveva dare, che ormai insomma si appresta lentamente a quello che è la fine della carriera. E ieri anche lui ha perso una marea di palle, ha crossato quasi mai praticamente passaggi sbagliati e ha sulla coscienza buona parte del secondo gol. Praticamente lì Brian sulla sua fascia, sulla sua zona di competenza, fa quello che vuole, ha tutto lo spazio per poter fermare, mirare e crossare la mela che insomma entra di testa e ci purga. Poi vabbè, il Siviglia ha fatto il suo gioco perché in effetti in questa esperienza, nel secondo tempo praticamente in 15 minuti, il secondo tempo supplementare, si è giocato in 5 minuti, è già tanto, insomma. Cioè, però ci sta il gioco delle parti, per carità, rode il culo, insomma, spero che la Roma in qualche modo possa fargliela pagare, anche se rode il culo, anche se dovesse vincere Mourinho. Cioè, alla fine Mourinho, per esempio, in 2 anni a Roma ha raggiunto 2 finali, una l'ha vinta quella di Conference, adesso vediamo cosa succede in questa di Europa League. Purtroppo un titolo europeo è una cosa che manca nel nostro albo, sono almeno 25-26 anni dal 96 comunque, che non vinciamo un titolo europeo e questa volta avevamo l'occasione così come l'abbiamo avuta nel secondo o terzo anno di Conte, adesso non ricordo, che siamo usciti in semifinale col Benfica quando la finale era assolutamente alla nostra portata, avremmo... Non lo so, però dico, avremmo avuto buone chance di vincere e l'avremmo giocata a Torino, perché era Torino, quindi il nostro stadio, la sede della finale. Quindi avevamo una grande occasione quella volta, stessa amarezza, stessa condizione qua. Non si sarebbe giocata a Torino, ma a Budapest, però poco cambia. Avremmo avuto la grande occasione di poter vincere un trofeo europeo da distanza di 25-26 anni, 27, quello che è. Purtroppo non è capitato. Si dice che questo, come ha detto in conferenza stampa che ho postato nel mio canale Yoda J, vi invito a vederla, che questa è praticamente fa esperienza, che l'anno prossimo, purtroppo con questo concetto anno prossimo stiamo facendo vecchi, stiamo facendo vecchi. Io ho vinto la Champions League, avevo 16 anni, sì, più o meno 16 o 7 anni, ne ho 43, anzi vado per i 44. E quindi, cioè, quando è che si vedrà nuovamente un titolo? Anche perché gli altri, bene o male, magari ci provano 1, 2 o 3 volte e qualcosa di buono riescano a fare. L'Inter, al di là che, insomma, penso che la finale non abbia molto speranze, però comunque ci è arrivata. Così come ci siamo arrivati noi 2 anni, cioè 2 anni, per 2 anni più o meno consecutivi, nel 2013 e nel 2015. Però comunque c'è, è lì, la gioca. La Roma c'è, è lì, le gioca, perché sono due in 2 anni. La Fiorentina in finale di Conference e purtroppo la sorella, un po' la sfigata italiana, insomma siamo noi al di là del Napoli che insomma ha replicato la stessa condizione, però con un atteggiamento diverso, è l'atteggiamento quello che sbaglia. Purtroppo, caro Allegri, bisogna fare un attimo il punto. Adesso vabbè c'è una stagione da salvare, a me sinceramente interessa poco migliorare la condizione di classifica dell'anno scorso, al di là del fatto che poi ci sarà da vedere il 22 cosa succede. A me serve che si vinca qualcosa, ma anche la Coppa Italia, per carità, già insomma dà un minimo di senso. È bello che noi in quei 9 anni in cui vincevamo tutto in Italia, purtroppo solo in Italia, ovviamente adesso ci perculeranno, continueranno a percularci, questa volta insomma non possiamo dire niente, se non che sono ampiamente meritati. Dicevo, in quegli anni si vincevano Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto quasi non si neanche festeggiava. Adesso sarebbe veramente una manna dal cielo, almeno un titolo dopo 2 anni che non ne vinci e tra l'altro hai sulla spada di Damocla sostanzialmente una condizione che non ti lascia sperare o perlomeno non sa come interpretare quello che è possibile futuro. Quindi, come stavo dicendo, l'ho già detto insomma al recente passato, mi sa che il tempo di Allegri è finito. Bisogna tirare un po' una riga pro contro, cose buone, cose non buone, attenuanti che ci sono e non attenuanti, perché l'approccio di gara non può essere questo.
della Juventus, al di là del fatto delle penalizzazioni, delle vessazioni, delle continue difficoltà, non può essere questo. Quindi, caro Allegri, bisogna comunque fare delle considerazioni. Gli allenatori sono figli di quelli che sono i risultati, e purtroppo di risultati non se ne sono visti. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, assolutamente importante per sostenere il canale nella sua attività, campanella attiva per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!